Da passeggiata a Morino un caloroso benvenuto a tutti gli appassionati di palio. Sta per avere inizio la 15ª edizione del Trofeo di San Giuseppe, un evento che da ormai diversi anni si inserisce proprio all'interno della festa patronale. Si tratta della prima gara del 2017, quella che poi darà inizio alla nuova stagione remiera che ci condurrà alla 92ª edizione del Palio del Golfo. Lo scorso anno, in occasione proprio della 91ª, a vincere erano stati gli equipaggi del Marola nei senior, del Porto Venere nella categoria junior e del Cadimare tra le donne. In occasione del trofeo di Natale, giunto alla 14ª edizione, ad avere la meglio erano invece stati il Fossamastra nei senior, il Cadimare nei junior e di nuovo il Fossamastra nelle donne. Nulla è dato per scontato, una gara poco indicativa ma che comunque ci darà qualche informazione per capire quali saranno i favoriti di questa stagione. Per avere inizio la prima gara di questa mattinata, quella femminile, sono 7 gli equipaggi al via rispetto al palio di Natale, c'è in più il CRDD ma manca all'appello ancora il Lerici. Comunque quest'anno gli equipaggi che parteciperanno al palio saranno sicuramente almeno 8. La gara di questa mattina è una gara sprint, un campo di gara più corto, quindi per quanto riguarda la categoria femminile e quella juniores saranno ben 3 i giri di boa. Tra le favorite di quest'anno e quindi anche di questa gara, sicuramente il Porto Venere, formato per 3/4 dalle ex campionesse dello scorso anno che vestivano però la maglia bianconera. Sicuramente tra le favorite anche il Fossamastra, vittorioso in occasione del trofeo di Natale, ma anche il CRDD per metà, formato dalle ragazze in barca già lo scorso anno.
Si è conclusa la gara femminile, si è ritirato l'equipaggio del Cadimare. Vediamo quindi la classifica. Taglia il traguardo al sesto posto il Muggiano in 5:35:34. Quinto Le Grazie in 5:10:49. Al quarto posto quindi il Marola con il tempo di 5:10:11. Veniamo quindi al podio. Si classifica terzo il Fossamastra con il tempo di 4:53:98. Al secondo posto il CRDD con il tempo di 4:50:46. Vince il trofeo di San Giuseppe l'equipaggio del Porto Venere con il tempo di 4:49:82. Si dice siano gare indicative, ma negli ultimi anni non è proprio stato così, nel senso che già dal questa prima gara del 2017 è possibile capire un po' cosa accadrà in questa stagione. Ecco, il vostro obiettivo è chiaro, arrivate da un ottimo palio, anche se con la maglia del Cadimare, e puntate a riconfermarvi. Una gara importante, vi aspettavate questo risultato? No, questo risultato no, però sapevamo che potevamo comunque andarcela a giocare con le altre barche. Ecco, durante la gara di Natale aveva vinto il Fossamastra, oggi ad arrivarvi più vicino è stato il CRDD. È presto per dirlo, ma così, a sentimento, quale tra queste due imbarcazioni vi preoccupa un po' di più? Forse dalla gara che hanno fatto oggi il CRDD sicuramente, perché il Fossamastra è rimasto un pochino più indietro, però non lo sottovalutiamo perché aveva vinto già la gara di Natale, quindi diciamo sono le due imbarcazioni che in queste due gare hanno dimostrato un po' di più. Ecco, vi trovate a Porto Venere in una nuova borgata, come sta andando la stagione anche per quanto riguarda gli allenamenti? Sta andando tutto benissimo, ci trattano come se fossimo da sempre lì, ci conoscessero da sempre e ci troviamo molto bene. Speriamo che continui così. Sta per avere inizio la seconda gara di questa mattinata, quella Juniores. Sono 9 gli equipaggi alle sagole che prenderanno parte al trofeo di San Giuseppe. Come detto in apertura, il detentore del palio Junior è l'equipaggio del Porto Venere, tuttora che si conferma tra gli armi più competitivi, considerato il risultato, un ottimo secondo posto ottenuto durante la gara di Natale. In quell'occasione a vincere era stato il Cadimare, quindi senz'altro il Cadimare è un altro tra gli equipaggi favoriti per questa categoria. Non è da sottovalutare il Fezzano, così come il Muggiano, assente però questa domenica.
Tra gli junior dei 9 equipaggi presenti, tutti arrivano al traguardo. Arriva ultimo l'Armo delle Grazie con il tempo di 4:54.64. Ottavo quindi il Marola in 4:46.31. Settimo il Fossamastra in 4:45.20. Sesto il CRDD in 4:42.83. Quinto il Cadimare con il tempo di 4:39.88. Al quarto posto il San Terenzo in 4:35.90. Veniamo dunque al podio. Arriva terzo il Canaletto in 4:34.90, secondo il Fezzano in 4:33.50. Vince la 15ª edizione del trofeo di San Giuseppe l'Armo del Porto Venere con il tempo di 4:32.76. Difendere il titolo non è mai semplice, ma avete già confermato comunque di essere tra gli equipaggi più forti. Cosa vi aspettate da questa stagione? Certo, non ci nascondiamo dietro un dito e andiamo lì fra gli equipaggi favoriti che punteranno ovviamente a vincere. Ovvio, abbiamo visto anche oggi che comunque ci sono 5 o 6 barche lì a poca distanza, quindi sarà un palio difficile, però ci si prova come tutti gli armi che sono scesi oggi in mare. Ecco, sicuramente il fatto di aver dato continuità, avete cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno, è un aspetto positivo anche perché vi permette di avere, diciamo, una preparazione più prolungata nel tempo. Sì, diciamo che un fattore che ci può aiutare è anche il fatto che comunque abbiamo un gruppo, abbiamo allenatori che ci seguono già da 2 anni, che comunque ci conoscono sia fisicamente che tecnicamente, abbiamo la disponibilità per sviluppare questo progetto e migliorare nel tempo. Ecco, l'unico nuovo arrivato al Porto Venere sei tu, come ti stai trovando in questo gruppo? Allora, mi trovo assolutamente bene, è un gruppo veramente fantastico perché siamo unitissimi sia fuori che dentro la barca. Non è stato facile inserirsi perché comunque salire su una barca vincitrice non è mai un compito facile. Sono contento di aver dimostrato, anche se per quel poco che conta questa gara, di poterci stare. C'è molto da lavorare perché, come ha detto lui, le altre barche sono molto forti. Questo deve essere solo un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Siamo arrivati all'ultima gara di questa giornata, quella senior. Sono 11 gli armi che partiranno, che prenderanno parte a questa gara sprint formata da tantissimi giri di boa. Torna il Lerici, dove a bordo ci sono per tre quarti quei ragazzi che hanno vinto il palio prima nel 2014 con le Grazie e poi nel 2015 con il Fezzano. Il Lerici è sicuramente tra gli equipaggi favoriti, assente durante la gara di Natale, che dovrà vedersela sicuramente con altri equipaggi che avevano già dato da vedere cose sicuramente positive. Tra questi il Fossamastra, ma anche il Marola e anche, perché no, il San Terenzo, che durante il palio di Natale aveva conquistato un ottimo podio.
E veniamo quindi alla classifica senior. Erano assenti l'Armo della Venera Azzurra e del CRDD, mentre il Santerenza, autore di un'ottima prova, ha sbagliato però il giro di boa. Peccato, perché avrebbe concluso la gara al quarto posto con il tempo di 6:55:38. Ma vediamo la classifica. Arriva ottavo Le Grazie in 7:01:08, settimo il Marola in 6:59:42, sesto il Muggiano in 6:59:08, quinto il Fezzano con il tempo di 6:57:37. Arriva quarto quindi il Cadimare in 6:56:79, terzo il Fossamastra in 6:51:86, secondo il Canaletto con il tempo di 6:50:87, vince il trofeo di San Giuseppe l'equipaggio del Lerici con il tempo di 6:48:83. In tanti aspettavano la vostra presenza questa mattina. Ecco, una gara che è andata bene, cosa si preannuncia, cosa vi aspettate da questa stagione? Ma speriamo di fare una stagione competitiva e sì, tutti ci aspettavano, siamo tornati, siamo sempre noi e con la nuova aggiunta di Mauro Richiusa e niente, vediamo un po' cosa succederà. Ecco, un assetto il vostro, cambiato di pochissimo appunto con l'arrivo di Richiusa, che ha dato sempre ottimi frutti, ricordiamo i successi nel 2014, nel 2015, qual è il vostro segreto? Cioè? Ma diciamo che abbiamo imparato tanto negli ultimi anni e loro già da un po' di più, ci siamo portati dietro questo bagaglio di esperienza e lo stiamo sfruttando, cerchiamo di fare il meglio. Sarà dura perché comunque andiamo incontro a tante incognite che ci sono per tutti, ma dobbiamo cercare di essere più bravi anche in quello. Ecco, tra gli avversari ovviamente è presto per dirlo, ma se ti chiedessi di sbilanciarti un po', chi vedi come principale rivale? Ma vedo innanzitutto delle ottime barche e Fossamastra lo vedo benissimo quest'anno. Vabbè, come tutti gli anni, sempre competitivo. Devo fare un complimentone al Canaletto, che ha vinto la gara di San Giuseppe di Natale. E ottimo, mi piace, in barca. E anche Fezzano, che non c'era. E noi aspettiamo tutti comunque. Ci siamo fatti vedere oggi, eravamo un po' sottotono, ma li aspettiamo tutti quanti comunque. Tutti competitivi, secondo me. E con la doppietta del Porto Venere, la vittoria tra i senior del Lerici, che si conclude la 15ª edizione del trofeo di San Giuseppe. Dopo questa gara, la prima del 2017, rimaniamo in attesa dell'inizio delle prepalio. Quest'anno scaleranno di una settimana, infatti non ci sarà la gara di Fossamastra, che sarebbe stata la prima in programma, a causa di una mancata autorizzazione per quanto riguarda il campo di gara. La stagione inizierà quindi domenica 21 maggio con la prepalio del Tellaro. Da Passeggiata a Morin è tutto, grazie e arrivederci.